Grazie, porto volentieri il saluto della provincia autonoma a tutti voi, al ministro Brunetta che saluto, gli auguro buon viaggio e dico che io ho già fatto mezza giornata perché lui era arrivato qui dicendo voi siete pieni di soldi e se n'è andato dicendo sì è anche vero però siete anche lungimiranti, quindi io ho fatto mezza giornata e va bene così, lo ringrazio molto. Saluto e ringrazio naturalmente tutte le autorità. E saluto molto e ringrazio tutta la famiglia dell'Automobile Club, il presidente nazionale, il nostro presidente del Trentino e tutta la staff. Con l'Automobile Club abbiamo collaborato molto in questi anni e abbiamo anche deciso di proseguire la collaborazione nei prossimi anni e per quanto ci riguarda siamo interessati e disponibili a proseguirla proprio intorno a due appuntamenti molto importanti, qual è quello della conferenza del traffico e quello del forum sulla polizia locale. Credo che in questi anni abbiamo fatto crescere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un po' di cultura della mobilità e in particolare anche dentro questo tema della mobilità, un po' di cultura della sicurezza nella mobilità. Naturalmente questo è un tema che chiama in causa tecnologie, chiama in causa formazione, dunque educazione, chiama in causa regole, chiama in causa anche, e lo voglio sottolineare, la disponibilità a scambiare delle buone pratiche, a mettere in rete delle esperienze e per questa ragione io sono molto grato al ministro Brunetta che, come egli stesso ha confermato poco fa, si è dimostrato interessato e disponibile a partire anche dalle esperienze positive che abbiamo cercato di realizzare in Trentino in questi anni per appunto cercare di costruire una rete di competenze e di esperienze. Esperienze che abbiamo realizzato qui in Trentino avendo ormai da qualche anno piena competenza su tutti gli ordini e gradi di strade e avendo cercato proprio nell'esercizio di questa competenza di coniugare il valore dell'efficienza con il valore della sicurezza. Certo c'è bisogno di lavorare molto sul tema della modernizzazione tecnologica del nostro paese, dei nostri territori e io devo dire che sono totalmente d'accordo con i ragionamenti che prima il Ministro faceva, ma sono anche d'accordo con la riflessione e l'analisi del Presidente nazionale dell'ACI. C'è da capire che siamo alla vigilia di un ciclo nuovo che esige da parte di tutti noi una grande attenzione alla produzione di valore e produrre valore in una società significa porsi i temi anche dell'efficienza delle infrastrutture, i temi in qualche modo legati a questa cultura delle reti che molto spesso è stata nel corso degli anni scorsi messa in secondo piano. Questo vuol dire anche tema delle infrastrutture, il tema di questa edizione della conferenza riguarda molto da vicino la questione delle infrastrutture. Certamente le infrastrutture fisiche, ma anche quelle virtuali. Penso che il Trentino abbia fatto, stia facendo esperienze importanti su questo e siamo interessati a condividerle, a scambiarle, a acquisire buone pratiche maturate altrove. Come il caso dell'utilizzo delle reti telematiche per la pubblica amministrazione, come il caso della costruzione che stiamo realizzando di 730 km di fibra ottica, perché capiamo che ormai la logica di rete non riguarda solo le strade e le ferrovie, anche questo, ma riguarda anche le altre reti, da quelle energetiche a quelle telematiche, che sono un po' oggi sempre di più come le trame connettive, ecco, che tengono insieme una comunità. Infrastrutture vuol dire visione di sistema, certamente ormai dobbiamo parlare di logistica territoriale, uno dei grandi drammi credo della nostra comunità, del nostro paese è che si ragiona sempre per compartimenti stagni, è molto difficile vedere ragionamenti di logistica di sistema, ma infrastrutture vuol anche dire volontà politica di realizzarle. Per quanto ci riguarda noi siamo impegnati fortemente su questo piano, non solo nell'esercizio delle nostre competenze, che come dicevo riguardano praticamente tutto ciò che non è sostanzialmente ferrovia del Brennero, ma anche sulla ferrovia del Brennero, posto che siamo insieme con le ferrovie dello Stato,
a condividere una grande avventura, che è quella di costruire una delle dorsali di trasporto di persone e merci fondamentali per il nostro paese e per l'Europa, che è la nuova ferrovia del Brennero, con problemi notevoli, ma di fronte a 42 milioni di euro di tonnellate di merci che ogni anno passano dal Brennero, 10 delle quali solo su ferrovia e tutte le altre su gomma, a noi è parso importante non fare come quelli che si mettono sulla riva del fiume per aspettare che l'ennesimo progetto di grandi opere del nostro paese naufraghi, ma è sembrato giusto metterci dentro questa avventura, condividerla fino in fondo, perché appunto ne condividiamo l'importanza strategica e la grande utilità. Infrastrutture vuole anche dire battere la cultura dei no, la cultura del no perché no, ma devo dire che da questo punto di vista ogni mondo è paese, ogni mondo è paese e riguarda la cultura dei no perché no, riguarda un po' tutto, riguarda le infrastrutture ferroviarie, riguarda le infrastrutture viabilistiche che servono, riguarda le infrastrutture energetiche, riguarda anche le infrastrutture dei rifiuti. Ora, qualche tempo fa abbiamo visto bandiere di un certo colore opporsi ad Acerra contro un inceneritore, ci sono le bandiere del colore opposto in Trentino che si oppongono ormai da tempo alla costruzione che abbiamo deciso di varare di un piccolo inceneritore per chiudere il ciclo dei nostri rifiuti. Ogni mondo è paese ed è importante che comunque di fronte a questa cultura dei no prevalga un'idea di buon senso, che non è quella del fare pur di fare, perché non è vero che il fare si deve opporre al pensare. Il problema è di opporre la cultura dei no perché no ovunque, la cultura della buona politica che sa distinguere perché pensa e fa, sa distinguere le cose che servono da quelle che non servono. Io ringrazio molto l'ACI perché ha instaurato con noi un rapporto molto importante e per quanto riguarda lo specifico della missione istituzionale dell'ACI, io penso che questa cultura della ragionevolezza, dell'approfondimento e del buon senso insieme l'abbiamo fatta crescere e per quanto ci riguarda qui a Riva del Garda insieme continueremo a farla crescere. Grazie e buon lavoro.